Io volevo partire da un concetto che mi sembra abbastanza centrale qua dentro, che è il concetto dell'archivio. In filosofia l'archivio è una cosa studiata in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in Italia, Eco per esempio, ne ha fatto di tutti i colori sull'archivio. Mi sembra che tu però nel momento in cui affronti questo tema lo metti anche in discussione, viene fuori questo concetto dell'antiarchivio. Gli oggetti sono la cosa di cui io vorrei cominciare a parlare. È una domanda che può sembrare del tutto folle, ma che secondo me con te può trovare una caratterizzazione. Che cos'è per te un oggetto, ancora prima di pensare a quando lo vai a fotografare? Ma questa è una domanda che apre immediatamente una cosa, cioè l'oggetto è la fotografia che stiamo guardando, e quindi è uno degli aspetti che hanno guidato questo lavoro è esattamente questo, il rapporto tra quello che è il contenuto che noi vediamo nella fotografia e il rapporto dello spettatore, cioè noi per esempio in questo momento, di fronte all'oggetto piatto della fotografia. Io penso all'oggetto piatto della fotografia quando parlo di oggetti in questa mostra, all'interno di questo progetto. È un cortocircuito che si innesca quasi sempre, perché è molto immediato, è molto facile, è molto semplice descrivere le fotografie per ciò che contengono. Adesso siamo davanti alla fotografia di un album di Pompei e siamo davanti alla fotografia di un bozzetto in Creta di Canova, che è Palamede di Scoglio. E quindi questo. Però penso che noi siamo davanti ad un oggetto e l'oggetto della fotografia. Così sembra immediatamente, come dire, ovvio che per te l'oggetto sia un punto di vista, come se non ci fosse la possibilità se non di descriverne una selezione, una scelta, quindi viene subito una sovrapposizione tra soggetto e oggetto in qualche senso. Sì, perché l'energia e la forza strabiliante e anche, diciamo, che innesca questo cortocircuito, perché di fatto è un cortocircuito, noi non sappiamo bene di cosa stiamo parlando, è tutto interessante. È il fatto che la fotografia è verosimile in maniera imbarazzante. In che senso tu dici imbarazzante quando parli di verosimile? Verosimile perché le fotografie assomigliano in maniera imbarazzante alla realtà. Questa è una frase che aveva, non so se coniato, ma insomma significa citare Paolo Costantini, che era un critico e uno storico di fotografia. Sono stati pubblicati i suoi scritti, lui è stato anche curatore SCA, ha fatto un'importante mostra e curato un importante libro su Rossi Ghirri, che era una mostra che era stata fatta a SCA, adesso in questo momento non ricordo precisamente l'anno, ma ed è interessante anche questa cosa che tu chiami imbarazzo porta però a una specie di ulteriore livello di soggettività, no? Perché è vero che le foto e gli oggetti magari descrivono in modo imbarazzante la realtà, però poi l'imbarazzo che io posso avere di fronte a una tua foto probabilmente è molto diverso da quello che potrebbe avere, non lo so, mio padre di fronte alla stessa foto. Oppure pensi che ci sia una specie di, come dire, di trasversalità dell'imbarazzo? No, credo che l'imbarazzo è forse l'imbarazzo anche di non, a volte di non riuscire a dire quale per un fotografo, qual è la differenza tra un oggetto fotografia che sicuramente mostra Palamede e il fatto che in qualche modo non vorrei che questo non fosse una parte della descrizione della fotografia che guardiamo, e quindi è una forma. La fotografia comunque è una superficie ed è una superficie che è composta da forme. Tutte le fotografie sono esercizi di composizione, sono composizioni che si esauriscono e si realizzano su una superficie piatta. Quello che dicevi su quale le reazioni, in qualche modo, che sono diverse reazioni a diversi spettatori, su questo è in dubbio, non penso che ce ne debba essere una sola, non penso che sia una la reazione che io vorrei. Penso che sia una lettura, una visione assolutamente aperta. Forse addirittura io in questo momento sto, diciamo, intralciando tutto questo. Quindi, diciamo, non svelo niente se dico che quando
ci si deve preparare un po' per incontrare qualcuno che non si è mai incontrato, come nel nostro caso, e cercare di entrare nel proprio lavoro, si prendono tutti i materiali che si hanno a disposizione se si vuole essere il più scolastici possibili, oppure ci si lancia. Io ho fatto la prima delle due cose invece che lanciare, e cercando di mettere insieme quello che ho potuto vedere qui, poi magari adesso ci facciamo anche un giro e guardiamo delle altre cose, mm-hmm. e le interviste che ti hanno fatto, il libro, le tue dichiarazioni, sembra esserci una specie di contrapposizione tra azione e oggetto. E tu dici, questa è anche la frase di apertura, magari la vediamo proprio, dice: nel migliore dei casi compiamo azioni che innescono una lunga serie di contrattempi. Ora, io sono un fissato con le parole, no? Perché l'unica cosa che mi hanno fatto studiare male, come sempre, sono le parole, e azione e oggetto sembrano aprire due campi di senso completamente diversi. E la fotografia, per un ignorante, quale io sono, sembra molto più connessa alla dimensione dell'oggetto che alla dimensione dell'azione, o comunque anche l'azione in un qualche senso diventa oggetto perché la vai a congelare. Sì. Cosa succede per te? Dunque, l'azione, che è una parola che è stata usata in diverse occasioni per descrivere questo progetto, parliamo di questo progetto in particolare, certo. È stata l'azione all'interno di sistemi organizzati, chiamiamoli archivi, collezioni sistematizzate, collezioni organizzate. E l'azione è stata la mia azione all'interno di questi sistemi, che è un'azione che ha avuto degli incontri, degli accadimenti, che ha documentato accadimenti, che ha prodotto delle fotografie. E queste fotografie sono nella maggior parte un modo di vedere delle cose, un modo di godere degli oggetti. E la questione azione, secondo me, è interessante perché si tratta proprio di azione all'interno di un sistema organizzato. La cosa delle didascalie. Tutti questi oggetti che le fotografie, che sono oggetti che noi possiamo vedere, in questo caso appesi alle pareti e appesi ai paraventi, hanno dei titoli. Questi titoli sono esattamente la possibilità di riportare ciò che noi vediamo nel loro luogo dove io li ho potuti vedere. Quindi possiamo riportare al loro posto le cose che vediamo in questo progetto. Quindi questo è perché vorrei dire che non è un'azione di distruzione o un'azione di invasione o un'azione punk distruzione di un sistema. È un'azione che temporaneamente deistituzionalizza le cose che abbiamo davanti e che prevede altrettanto una, concessione da parte dell'istituzione che ospita questo progetto di intervento. E quindi questo, più che essere un progetto di critica all'istituzione, è un progetto che può esistere perché esiste un'istituzione in grado di autocriticarsi e di rimettersi costantemente in discussione. E questo è stato un argomento che è stato sicuramente trattato con Mirko Zardini e Giovanna Borasi al CCA, e dove una grandissima collezione viene messa a disposizione per generare nuovo pensiero, e quindi in questo modo la collezione che in sostanza contiene le risposte è un'offerta dell'istituto, e quindi le azioni all'interno di tutto questo sono, concesse, sono azioni di ricerca. Poi sul termine concessione, non so, forse tu puoi intervenire, non vorrei nemmeno che alcune parole poi prendessero derive distanti, no? Secondo me è importante poi chiarire dei significati, e ovviamente è fondamentale chiarire dei significati, e posso anche dirti che da fotografo è possibile affrontare dei concetti che possono essere estremamente complessi con un livello di nonchalance notevole. Un lusso di potrebbe essere un lusso, sì, un lusso di poter o un rischio, poi gli dipende, perché un rischio di toccare cose che altrimenti potrebbero essere considerate intoccabili, inaffrontabili, perché non siamo mai abbastanza preparati, e questo è assolutamente vero. Quindi però le cose si imparano facendo, e quindi è anche un'occasione per discutere anche con te in questo momento. Io posso, possiamo imparare sempre, altrimenti ci sono delle cose, non affronteremo mai alcune cose. Ti sono, l'altra domanda che ti vorrei fare, un po' continuando su questo tema
dell'oggetto, manteniamoci vicini, dell'oggetto dell'azione, questa cosa che spunta nelle domande che ti fanno, spunta secondo me anche abbastanza bene nelle fotografie, la differenza che c'è tra il processo e l'oggetto finito, questa dimensione un po' dell'incompletezza che poi emerge, poi magari dopo affrontiamo la possibilità di un museo, sì, dell'architettura, della funzione, del però beh, sì, il tema dell'incompletezza, che uno potrebbe dire è uno dei temi continuamente affrontati in un qualche senso, però facendo un gioco di parole anche un po' scemo, perdonami subito, spesso è davvero incompleto il modo in cui noi parliamo dell'incompletezza, sembra connesso a un semplice non finito, sì. Qui io vedo qualcosina in più o anche in meno, chi lo sa, sì, però se ti va di... Che forse è una buona cosa per l'incompletezza, se c'è qualcosa in meno. Anche in questo caso io vado completamente senza rete, cioè. Mm. No, ma a me direi che sei atterrato benissimo senza rete. Naturalmente è un progetto incompleto, lavora sull'incompletezza perché di fatto molti degli oggetti che poi vediamo come contenuti degli oggetti che sono le fotografie sono oggetti che mostrano processi e quindi li evocano, e anche un evocare processi, questo è un modello di Algerosso, è un modello di studio, non è un modello definitivo. Però questo non è vero, nemmeno vero sempre, perché ci sono lavori che sono assolutamente definitivi. E poi se li vediamo in maniera incompleta, le fotografie non possono mai pretendere o sperare di mostrare tutto in una... con un'immagine sola, non è... la fotografia è incompleta per natura, ma anche noi, cioè, diciamo, sì, ma molto a che fare anche con le nostre esperienze. Io penso che spesso ci soffermiamo su uno strumento tecnico che come dire, mostra di più delle cose che poi forse sono nella natura umana, no? Questa idea di poter essere completi attraverso un'opera forse non avviene neanche con col sogno delle enciclopedie, no? Forse la fotografia fa una scelta di campo ancora più netta in questo. Per esempio il documento di cui abbiamo, mi sembra, parlato prima, se noi pensiamo che questi siano documenti, non certificano assolutamente nulla, possono al massimo certificare delle intenzioni realizzate in maniera incompleta. E c'è una frase molto celebre, e molto, potrebbe essere 1960, non lo so, e però era il risultato di un'intervista con Walker Evans, che più che raccontargli che solleva la questione di stile documentario, e quindi all'interno della sua produzione dice: il mio uso uno stile documentario, ed è una citazione assolutamente nota, conosciuta, che forse in questo momento non sto nemmeno citando con la precisione. In modo incompleto, va bene, sì, così comunque, siamo dentro, ciò di cui parliamo. Continuiamo a prenderci delle libertà. Ci facciamo estreme, un po' di passeggiate, sì, tanto se rubano la foto dell'artista, un casino, andiamo su tutti i giornali per fermare su qualcosa. Un album su Pompei, che è stato fatto da Giorgio Sommer, sono pagine sulle quali sono state incollate fotografie originali, e questo è un album che appare all'interno di tre lavori in questa mostra, e sono tre modi di vedere l'album aperto su pagine diverse. Sono come è possibile osservare questo album. Allo stesso tempo ha una certa somiglianza con la fotografia fatta a Insel Museum Ombrich, ovvero questa natura morta di mele che sono appoggiate su un tavolo che è un prototipo di Miss van der Rohe del 1935, e queste mele si muovono, nel senso abbiamo due fotografie in cui la composizione cambia. Allora è molto semplicemente un modo di stare fermi e osservare le cose che succedono di fronte a noi. È un punto di osservazione e hanno una loro, diciamo, somiglianza, vicinanza a questi lavori. C'è l'album di Pompei, le mele, la casa di Loss, in cui c'è l'inquadratura ferma del soggiorno, e appare in due fotografie diverse, in due formati diversi. In una la direttrice del centro studi Loss, che è Maria Saskowska, è presente
e sta salendo le scale, nell'altra non c'è più, e quindi è questo stare fermi e le cose irrimediabilmente di fronte a noi cambiano e si modificano. E la fotografia è un modo di poter fare questa osservazione ferma, di poter, diciamo, condurre un'osservazione immobile, e che è poi incompleta, nel senso che se torniamo dopo un giorno, se torniamo dopo un anno, non avremo mai la possibilità di riprodurre lo stesso punto di vista, mai la possibilità di riprodurre la medesima immagine, sarà sempre, in alcuni casi non saremo nemmeno in grado di riconoscere il luogo dove eravamo. Quindi se questo può essere un'aggiunta a quello che suggerivi sull'incompletezza, è una forma di incompletezza, e non poter nemmeno riproporre la medesima azione. Ma tu ti senti una responsabilità nel momento in cui fai una selezione, oppure no? E non parlo di responsabilità morale, credo che non abbia nulla a che fare con il tuo lavoro, perché non siamo in chiesa, diciamo, no. Siamo la Fondazione Prada, quindi è una cosa molto diversa. Intendo dire una responsabilità visiva, no? Cioè, le mostre sono ancora qualcosa di democratico in un qualche senso, nel senso che poi tutti possiamo venirla a vedere, sì, probabilmente alcuni possono permettersi il biglietto, altri no, comunque è una cosa abbastanza democratica e trasversale, e questo è un po' un tema anche che c'è dentro la tua ricerca, c'è anche dentro il libro che la Fondazione Prada fornisce a chi viene a vedere la mostra, c'è anche il tema del fatto che spesso è la struttura a chiamare le persone, non il contenuto, no? Si è diffuso sempre di più nel contemporaneo l'idea di andare a vedere i musei, non le mostre ai musei. Certo. Quindi in un posto straordinario come questo, che è l'Osservatorio, la Fondazione Prada, siamo in cima alla Galleria Vittorio Emanuele, insomma, magari qualcuno può venire e per pura contingenza si trova dentro Graziani e dice ma bella questa cosa, no? Quindi lo fa con quel assoluto spirito naif del ma chissà che cosa è questo. E in questo caso la responsabilità torna in modo indiretto, no? Perché tu gli fai trovare dentro qualcosa di cui loro avranno una selezione. Te ne curi o pensi che sia assolutamente collaterale? Ti rispondo, ogni progetto che mi succede, ogni progetto che cerco di iniziare, ogni progetto che inizio e che ogni progetto che finisco, cerco di farlo al meglio possibile. Questa è la mia... È la qualità il criterio della responsabilità. La qualità e anche l'energia e i diversi livelli che cerco di controllare o comunque di immettere nel progetto. Però questa non è una risposta banale, no? Perché siamo in un momento di quantità adesso, non di qualità. Può essere, sì, però diciamo che è un momento di qualità, ma le cose si cercano, le cose si trovano, le cose sono disponibili. Forse serve uno sforzo, un esercizio, ma penso che le cose siano sempre possibili. E, per esempio, se un'altra domanda che magari anticipo e che forse tu volevi fare o che forse non volevi fare... Chi lo sa, scopriamo. Comunque, il criterio di scelta. Allora, ovviamente, come mai hai scelto queste cose? E non so dirtelo molto con grande precisione. Forse questa è una delle offerte a un pubblico che non conosco, quindi la questione sulla responsabilità può avere una vaga... risposta in questo, sono cose che in parte conoscevo già, cioè non sono scoperte, sconosciute, che se fossero state assolutamente sconosciute non avrei visto, cioè io sono sicuro di aver perso delle cose perché non le ho potute vedere, perché non le ho potute riconoscere, non le ho viste, non le conosco, non so che cosa siano, mentre in questo ho potuto trovare delle cose che sostanzialmente sapevo esistesse. Sentiti libero di pensare che alcune delle cose che ti chiedo siano completamente inutili, perché probabilmente lo è. Nel momento in cui tu fai questa scelta, no? Sì. È una domanda che in qualche modo ti avrei fatto effettivamente. Secondo te, di tutto il bordo da cui tu stacchi il pezzo, che cosa resta? Perché questa è una domanda abbastanza simile a quella dell'incompletezza, ma aggiunge una cosa. Cioè, cosa resta dell'idea del completo nel momento in cui tu hai scelto un pezzo? Secondo me è un'idea che ci possiamo... risposta è non so, però posso dire che forse c'è uno strumento che in questo caso, ti dicevo prima, era forse la prima volta in cui in maniera così massiva lo affronto, è il titolo di didascalia, diciamo, c'è la possibilità di riportare questi oggetti a loro, di sapere da dove provengono, e quando questo forse può sollevare la questione di una completezza apparente. Non c'è. Sì, una delle cose che capita
La fotografia adesso è una specie di roba sulla bocca di tutti, anche solo per il semplice fatto che anche uno scemo come me può tenere un telefono in mano per fare delle cose, no? Non è un tema interessante secondo me per te questo, nel senso che se, cioè, il tuo lavoro è indipendente probabilmente dal fatto che oggi la fotografia è più alla portata di tutti, ma la domanda che ti voglio fare è un'altra. Per esempio a filosofia si fanno dei pessimi corsi di estetica, in cui si educano generazioni di persone che poi magari se gli va bene finiscono pure a fare i curatori o chissà che. E, inutile forse anche che te lo dica qual è l'unico libro che tutti fanno studiare, ma è sempre lo stesso. Proviamo a capire quale può essere. Susan Sontag. Peggio ancora, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità. E c'è sempre questa idea, Benjamin oggi ancora di più, eccetera, la riproduzione e via dicendo. E mi sembra che qui il tema della riproduzione in modo molto più garbato e molto più complesso di come lo può affrontare qualcuno dicendo bene i social network, Facebook, Instagram, eccetera, che è un po' come dire l'incipit del 90% degli articoli sulla fotografia banali che sto leggendo adesso ci sia. Cos'è la riproduzione? Sul fatto che adesso la fotografia è estremamente disponibile, estremamente, diciamo, tutto è molto, possiamo fotografare qualsiasi cosa no, ma diciamo in qualsiasi momento, è vero, ma è vero quasi diciamo dall'origine della fotografia. La prima macchina fotografica prodotta per un grande pubblico, che era la Kodak Brownie, garantiva proprio questo, premi il bottone e poi ci pensiamo noi. Poi c'era un tempo tra il momento in cui tu fai la fotografia e il momento in cui vedi la fotografia, che questo tempo in questo momento è annullato. Ma io penso anche che vedere le fotografie su carta sia costruisca non nella nostra memoria un'immagine molto più forte delle fotografie che vediamo sugli schermi. Questa è la mia impressione. Poi magari però è perché magari, il supporto, dici il proprio. Supporto, sì, il supporto anche è il supporto. E questo perché ha a che fare con la domanda sull'oggetto che ti facevo prima, secondo te? Non lo so. O è una semplice impressione da fotografo? Sì. È un'impressione poi mia, forse. Cioè, se al posto di questi quadri, di queste cornici, ok, in cui dentro le fotografie sono inserite, ci fossero dei mega tablet in cui dentro si vede la. Tu diresti che sei ancora in mostra tu, o diresti che è in mostra una riproduzione di ciò che avresti messo in mostra? Qua si sta complicando, nel senso, scegliamo il supporto che pensiamo più congeniale al lavoro che stiamo facendo. In questo caso sono stampe su carta. Ok. Sì. Non elimino a priori la possibilità di... ma sinceramente... Però la considereresti... Non so in questo momento come controllarla, non saprei come affrontarla, quindi io mi trovo... È familiare. Perché chi conosce il tuo lavoro, almeno questo ho letto, diciamo, dalle persone che hanno parlato di te, o anche alcuni testi, ho visto che una volta anche Boeri aveva scritto, quindi... Era il primo libro che avevo pubblicato con una PM Bookstore, che si chiama Taxonomies, ed era nel 2006, e Stefano Boeri aveva scritto un testo, conteneva una breve intervista con René Gabri e un testo di Antonello Frongia, quindi erano diverse visioni su... Diciamo il bello e il brutto di essere oggetti di studio, no? E che a un certo punto alcune cose ti sfuggono, da vivi, perché poi sai, da morti, amen, nel senso è un problema dei vivi, direbbe qualcuno. Sai che Umberto Eco ha detto, prima di 10 anni non fate convegni su di me, ha lasciato nel testamento, se fate passare un po' di tempo, per favore. Però mentre era in vita ne facevano un sacco di convegni su di lui, paradossalmente. Li potevano controllare, però appunto chi scrive di te, se poi bisogna vedere se tu ti rappresenti in quello, dicono che spesso il tuo modo di lavorare sembra essere al confine col curatore. Come se tu, il tuo tipo di selezione, il tuo tipo di cosa, anche il rapporto che tu hai col museo, con la possibilità o impossibilità di fare o non fare un museo d'architettura, o addirittura di portare l'architettura dentro un museo architettonico, quindi di far coincidere, come dire, l'oggetto con il contenitore, è una cosa molto strana, no? È quasi chimerica. Può essere, ma però forse questo rivolgo una domanda. Se riconosce uno sguardo nei lavori che vedi o nei lavori che hai già visto, in questo caso allora la forma, diciamo, sovrapporsi al curatore verrebbe meno,
Però non penso nemmeno che esista questa definizione così netta tra le discipline, o meglio, sarebbe bello che non ci fosse, e quindi la sono abbastanza d'accordo, però tu dici una frase, almeno questo qua cito te, invece dici il design della mostra è importante almeno quanto la mostra in sé. Usi proprio questa espressione, il design, sì, della mostra, design, che è molto bella, non so se non so se magari l'hai detta in un momento, e qui direi che si vede perché molto il, che il design del come si chiama, del display di dei supporti, dell'allestimento, diciamo che molti lavori parlano anche del display. In questo caso è Carlo Scarpa a Castelvecchio, è un display per la Madonna del Bellini ed è un display colorato. Allora noi abbiamo anche qui a disposizione di alcuni display che sono dei paraventi colorati che sono stati pensati assieme allo studio di architettura Office, che sono Kirsten Gears and David Van Severen di Bruxelles, e sono una soluzione per l'osservatorio, perché l'osservatorio ha questa grandissima parete vetrata. È una soluzione per non identificare in maniera precisa un ordine di fruizione della mostra, quindi la mostra è abbastanza, diciamo, è libera. Il percorso non è uno, ce ne sono sicuramente molteplici e sono in entrambe le direzioni, cioè non c'è un ingresso e un'uscita, si entra e si esce dallo stesso punto. Quindi questi paraventi moltiplicano le possibilità di incontri con i lavori. La cosa che ci permette di ricollocarli o di sapere, ma non è un ordine di sequenza, assolutamente l'ordine di sequenza è assolutamente libero, però ribadisco la presenza delle didascalie e dei titoli che ci danno queste informazioni, che sono poi le informazioni più complete possibile riguardo a ciò che noi vediamo come contenuto delle fotografie. Ok, adesso credo vedo. Questo sia una risposta a quello che mi dicevi. Sì, no, è esattamente quello che mi stavo chiedendo, e anche aver attenzionato. È comunque una soluzione che è stata pensata per questa mostra. Sì, non è. Non è un. È anche questo, dici, sì, in quell'intervista, appunto, da cui io prendo la citazione. Architetti con i quali ho già lavorato, e quindi. Cioè tu la senti la tua formazione da architetto come fotografo, o è semplicemente un puro... La sento, perché alla fine, come dicevo prima, le cose che fai continui a ritrovarle anche in maniera... Cioè te le senti tornare, arrivano, sì, anche se non pensavi di... Sì, anche secondo me è anche molto interessante capire che sono da dove arrivano. Però non penso sia un problema disciplinare, non penso sia un problema di interferenze, non penso che sia una mostra di architettura, non lo vedo proprio, penso che sia una mostra di fotografia, appunto. Di fotografia su? Fotografia. Sulla fotografia, sì, stessa? Senza, l'oggetto, sì, è... Senza, ma sai che queste sono domande veramente inutili, secondo me? Sì, è vero. Però stressano il... C'è anche le risposte. Stressano, no? il rischio dei testi su... è che si parli sempre delle stesse cose. Cioè, noi stressano anche la possibilità di diventare autoreferenziali, e questo è un altro pericolo, e quindi bisogna sempre mantenersi su questo, diciamo, pericoloso. Adesso arriva veramente la domanda, pericoloso sentiero per riuscire sempre a vedere cose nuove. Questa è proprio l'ultima domanda che ti faccio, anche perché poi io potrei stare 600 ore così. Abbiamo più o meno capito qual è il mio punto di vista su questa cosa. Io non lo so, ogni tanto provo a pensare che cosa proverei io se fossi uno che mette le cose in mostra, e mi rendo conto che non è proprio il mio mestiere, no? Perché quando scrivi qualcosa tu ti aspetti sempre qualcosa da chi ti legge, come se tu volessi orientare in qualche modo l'interpretazione delle cose. Ci resti quasi un po' male se poi alla fine non hanno visto quello che tu volevi che si leggesse da questo libro. Per te com'è? Tu ti aspetti qualcosa da chi ti viene a sentire, o è completamente libero questo rapporto? Non dico che sia completamente libero, sia esattamente il contrario di quello che hai descritto per la scrittura, però diciamo nella costruzione di un progetto ci si pone, o mi pongo, una serie, un set di domande
al quale le risposte sono, diciamo, visibili o visibili nella nebbia, e queste per me sono alcune delle possibili risposte a tutta la serie di domande che mi sono posto. Le domande che mi pongo sono le cose che ho visto, le persone con cui ho parlato, le cose che avrei voluto fare, quello che sono riuscito a fare, e questo non è detto che debba corrispondere con quello che un visitatore vede. Sarebbe il massimo, o il massimo, una delle possibilità è che ogni visitatore possa vederne cose diverse, cioè, però è molto importante che riesca a vederci qualcosa, che riesca a generare, che sia un lavoro che riesca a generare ulteriori domande. Ecco, qui, e questo è... con questa vorrei veramente chiudere, ed è una cosa quasi che incuriosisce a me. Qual è stata la prima mostra di fotografia che hai visto o che ti ha fatto pensare che... Che ho visto? Che ti ha fatto pensare che forse potevi anche tu, o volevi anche tu, mostrare la tua selezione di realtà? Non lo so. Non hai un ricordo di un momento in cui qualcosa ti ha... No, non di una mostra, ma ho ricordi di fotografie che viste da vicino mi piacevano, perché potevo, diciamo, da vicino guardare questo grande mondo che era sempre più vicino, sempre, potevo vedere sempre più cose. Questo è sicuramente. Grazie. Grazie.